Si ritorna a scrivere su Arte per te, sì, ma con i pennelli. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, si ritorna a scrivere icone su Arte per te. È da tanto che non trattiamo questo argomento perché, finita un'icona insieme, ho preferito fare sedimentare le nozioni che vi avevo messo a disposizione. Adesso è passato un po' di tempo, molti di voi ho visto hanno scritto un'icona, hanno avuto un approccio con questa arte religiosa bellissima, che chi ha provato potrà testimoniare è molto molto di più di quello che appare, ed eccoci qui per una nuova tornata di lezioni in cui approfondiremo tutte quelle peculiarità delle icone che non abbiamo trattato nella prima parte del corso. Infatti in questa seconda tranche appunto del nostro corso di iconografia parleremo appunto delle particolareggiature, andremo a vedere diversi tipi di capelli, diversi tipi di manti, i diversi tipi di ali delle creature alate, insomma andremo a spulciare così in maniera più mirata il mondo delle icone per scoprirne tutti i tecnicismi, per farvi propri e per poter poi scrivere qualunque tipo di icona. Prima di inoltrarvi alla lezione pratica vorrei dirvi una cosa. Oggi affronteremo questo tema con un'icona veramente molto particolare. Ce l'ho qua con me ed è un'icona che è molto molto vecchia. È stata cominciata da un'altra mano, non dalla mia. Io invece adesso mi accingo a completarla. Questa è un'icona scritta da Gabriele e mai compiuta. L'ha lasciata a metà durante il suo corso di iconografia in accademia, di cui io ero docente, quindi un incompiuto che ha fatto con me, e adesso dopo quasi 8 anni e mezzo, sì, possiamo concludere questo percorso. Però questi anni di attesa da parte di quest'icona hanno cagionato molti danni sulla pellicola pittorica e sul substrato di gesso, che per il nostro corso male non è, perché guardate, si tratta di un arcangelo Gabriele, qui da lontano non vedrete nulla, in cui io già ho messo mano ai capelli, perché oggi parleremo di questo, parleremo dei capelli degli angeli e degli arcangeli. Come vedete questo arcangelo ha delle mancanze sulla pellicola pittorica, ha i bordi totalmente distrutti e rovinati, che riprenderemo insieme, quindi avremo modo anche di imparare nozioni di recupero e restauro delle icone che magari abbiamo fatto qualche anno addietro, magari non proprio bene, quindi con qualche lacuna tecnica che è venuta fuori nel corso del tempo, perché sappiatelo, le lacune tecniche col tempo vengono fuori. Se un'icona comincia a scrostarsi, comincia a staccare la tela dalla tavoletta, vuol dire che qualcosa non è stato fatto bene. E allora tutti questi passaggi io li farò con voi su questa icona e vi farò vedere man mano come recuperarla e come darle di nuovo vita. Oggi, come vi dicevo, parleremo dei capelli degli angeli e degli arcangeli, che sono fatti tutti, sempre e soltanto seguendo uno stesso stile. Possono cambiare i colori, possono cambiare i toni, possono cambiare a volte anche le forme, ma l'immissione delle forme, ora capirete mentre lo andremo a fare, è pressoché la stessa. E allora basta incuriosirvi, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a scrivere la nostra icona. Benvenuti a questa nuova lezione del corso di iconografia. Oggi ci concentreremo sulla messa in opera e la scrittura dei capelli degli angeli e degli arcangeli. Questa categoria di figure e di personaggi hanno tutti lo stesso tipo di acconciatura, una sorta di boccolatura tutto attorno alla testa, con una specie di coda che scende dietro. In realtà sono i boccoli che continuano e che è ciclicamente riportata sempre alla stessa maniera. Quindi, capendo il modo di immissione della pittura in questo particolare, lo capirete su tutti gli altri tipi di icone che dovrete scrivere. Allargo il campo per farvi vedere che il nostro prototipo è
questo bellissimo arcangelo Gabriele del 1387-1395, proveniente da Costantinopoli, e si trova alla Galleria di Tretiakov, se avrete mai modo di poterla visitare, a Mosca. È un bellissimo arcangelo Gabriele, un prototipo bizantino nel vero senso della parola, sia per stile che per stilemi vari, e naturalmente oramai parlo tecnico perché il corso vero e proprio è finito, quindi andatevi a vedere le lezioni precedenti che vi metto qui nel link tra le schede informative, e capirete oramai tutto quello che dico, perché tutto quello che dico è riportato piano piano nelle lezioni precedenti. Il nimbo non è differenziato rispetto al fondo oro, è un'icona ormai vecchia, ora è giunto il momento di riprenderla e di portarla a termine, e siccome serve al nostro scopo non c'è migliore occasione per farlo. Impariamo quindi il giusto modo di sovrapporre i colori e di strutturare la capigliatura degli angeli e degli arcangeli. Ci occorrerà dell'uovo con l'aceto, quindi la base della tempera pronta, e naturalmente i nostri pigmenti miscelati con acqua. Io li ho miscelati addirittura ieri per averli sicuramente scelti da ogni tipo di grumo, e poi una tavolozza per preparare le mestiche di colori. Pennelli morbidi, io ne ho sia a manico lungo che a manico corto, e via via vi dirò quale uso. Innanzitutto, come potete vedere da chi mi ha preceduto nello scrivere questa icona, ha dato un fondo omogeneo di terra di siena bruciato. È un fondo molto compatto, è veramente omogeneo. Adesso dobbiamo dare dei aggiustamenti di colore. Metterò qui la tavoletta per farvi vedere le miscellane, prenderò un po' di nero e lo porrò sulla mia tavoletta, bagno il pennello che è ancora nuovo. Ah, altro elemento essenziale, una pezzetta, quindi prendo un po' di nero e lo pongo in essere e sciacquo il pennello. Asciugo il mio pennellino e con pennellino pulito prendo un altro po' di terra di siena bruciata e con l'acqua mischio le due tinte. Quindi sciacquo il pennellino ben bene, ricordatevi sempre prima di immettere il pennellino all'interno dell'uovo, pulitelo quanto più potete sempre, ed ecco qui la nostra tempera all'uovo pronta per essere immessa. Bene, come prima cosa con un pennellino piatto, è un numero 2, sto andando a riprendere, seguendo il mio prototipo, non avendola scritta io dall'inizio, per me sarà tutto molto più difficile perché è un qualcosa di estraneo, andrò a riprendere i boccoli, quindi sul terra di siena non faccio altro che passare sui bordi scurendo leggermente. In questo momento, come vedete, io sono abbastanza grossolana, passo in maniera molto spedita e senza fare molto caso a quello che faccio, perché tanto tutto poi dovrà essere ripreso. In questo momento sto soltanto ridefinendo i margini della mia capigliatura per stabilire i boccoli uno per uno. Contorni in maniera abbastanza grossolana, prendo un pennello 00 e comincio a inserire quello che è il colore dei capelli, quindi un goccio di uovo e un po' di colore. Continuerò con questa miscellanea di terra di siena e nero, a cui via via aggiungerò gli altri toni per alleggerirne appunto la cromia. Intingo il mio pennello e certifico maggiormente i bordi. Proprio la parte più esterna la do con un nero quasi puro.
Ok, adesso vi faccio vedere come comincio a intensificare il colore di questi boccoli. Innanzitutto chiudi il boccolo. Il boccolo è sempre quello superiore che si chiude su quello inferiore. Allora, è quello superiore che si chiude così su quello inferiore. Il superiore sull'inferiore. Arrivati a questo punto si prende il colore più chiaro, che nel nostro caso è il terra di Siena bruciato. Si inserisce a mo' di pozzangherina, come sempre, all'interno delle varie zone, che così sono divise l'una dall'altra. Adesso creo una tinta leggermente più scura e ripasso nella congiunzione tra il nero e questo colore. Così. Ok, ci siamo. Continuiamo a fare questa parte. Arrivati a questo punto, allargo leggermente per farvi vedere anche la tavolozza. Su questo terra di Siena, che è quello con cui abbiamo riempito le varie zone, vado ad immettere del giallo, dell'ocra giallo. E con questo terzo colore non faccio altro che creare delle linee. Ora, questo da artista ad artista cambia. Sì, è vero, non posso dirvi che c'è un modo univoco per creare le linee all'interno dei boccoli. Dovete stare attenti a quello che è il vostro prototipo. Però l'immissione dei colori è quasi sempre la stessa, cioè un colore chiaro accanto ad un colore scuro. In questo caso, sono due linee di colore chiaro. Due linee accanto di colore più scuro, però non il nero, è sempre un nero sporcato, guardate un po', di terra di Siena bruciata, quindi è un terra di Siena leggermente più scuro di quello del fondo, ma non nero. Linee che sono tutte e due nella parte destra della capigliatura e dei colpi di luce. Questa operazione però non si esaurisce nell'immissione univoca, ma bisogna ritornarci più e più volte finché il colore appunto del chiaro non vada a stabilizzarsi con quello dello scuro in una tinta movimentata ma fissa. Cosa intendo con questo? Dove si veda questa cangianza di colori, si vedano però poi solamente gli assist finali più chiari o più scuri dati alla fine. Quindi in questo momento con queste linee io sto semplicemente movimentando il fondo pur mantenendolo con gli stessi toni. Soltanto alla fine darò i colpi proprio dati finali perché voglio che si vedano. In questi colpi finali, cioè prima di dare questi colpi finali che adesso darò qui, mi serve del nero puro, sporcato del paciugo qua, del guazzetto di terra ombra. Ecco qua, sul nero sto mettendo il terra ombra, quindi metto una goccia d'acqua, quindi una goccia d'uovo e mescolo. E adesso dall'angolo più interno mi sposto un po' fuori a coprire anche in un certo senso il lavoro che ho fatto e a creare una sorta di ombreggiatura che tale non è, ricordatevi la questione delle ombre
sulle icone, ma è solo una differenza di spazi per distare quello che è il capello da quello che è il volto. La inserisco nel terra di Siena con ocra. Prendo un'altra punta di terra di Siena, dell'acqua, piano piano scaricando dell'eccesso, do tre linee per ogni boccolo. Vi faccio vedere come già da vicino il movimento si noti di più. A pennello quasi asciutto, poi mi inserisco anche nelle zone più in ombra. Do un ultimo piccolissimo passaggio, semplicemente con il giallo carico, giallo ricco, è una microscopica, ragazzi, microscopica punta di bianco, quindi lo rischiaro leggermente, un po' l'uovo, e con questa tinta lumeggio i miei boccoli. Scarico il pennello perché devono essere tratti sottilissimi. Visto da vicino sembrano enormi, ma guardate, è metà della mia unghia ogni boccolino. Questi tocchi che sembrano così grandi sono quasi impercettibili. Poi con il nero, e solo con il nero, accanto ad ogni chiaro enfatizzo con un passaggio impercettibile di scuro. Tendono a far rimanere ferma, statica la scrittura, ma nello stesso tempo a darle un movimento tonale. Quindi non si tradisce la bidimensionalità del soggetto, ma si enfatizza comunque il movimento del capello di questo essere celeste, che in quanto tale è leggero, voluttuoso e morbido. Ora l'immissione rimane sempre la stessa, quindi nero, schiarire, poi mettere le linee, poi schiarire, poi scurire accanto alle linee, poi rischiarire, dare gli assist chiarissimi e poi mettere un po' di nero a contrasto per far uscire un po' di più. Alla fine, se uno vuole, si può velare il tutto con la tempera all'uovo soltanto, che porterà un giallore ulteriore a quelli che sono gli assist se li abbiamo scelti troppo bianchi. Continuo quindi con questa tecnica a riempire tutta la testa. Naturalmente non parlerò più perché adesso si tratterà soltanto di seguire il prototipo e di inserire un ricciolo ogni volta che ce n'è uno, quindi è soltanto una mera questione di attenzione. Se avrete fatto un buono spolvero, questa cosa vi verrà automaticamente intuitiva. Io qui non ho una traccia da spolvero perché, ripeto, l'icona non l'ho scritta io, è molto vecchia, ha avuto diverse sovrapposizioni, ha avuto varie vicissitudini, ma vi faccio vedere come un qualcosa che apparentemente potrebbe essere anche messa via, non voglio dire cestinata, ma messa via, può riacquisire dignità e tornare ad essere un bel pezzo. Adesso continuo a formare i miei boccoli, voi state con me così apprendete la tecnica vedendola e quindi poi provate senza paura. Ovviamente le tonalità di colore cambiano al cambiare della tonalità proposta dal prototipo. Da una parte vedete qui è più scura, dall'altra è più chiara, quindi le tonalità variano. Non dovete fare la stessa cosa a destra e a sinistra, dovete procedere nella stessa maniera, che è cosa diversa da mettere la pittura nello stesso identico modo. Badate anche a queste piccole sfumature. Io mi fermo per dirvi queste cose perché magari certe volte le do per scontate e vi fuorvio, invece così sono certa di dire tutto. Scusatemi se sono prolissa, ma
Un corso serve anche per spiegare ogni cosa. Retrostante, in questa icona, nella fattispecie, tutto diventa assai più confuso e meno definito e noi non possiamo inventare quello che non vediamo, quindi dobbiamo mantenerci sempre fedeli al prototipo, mi raccomando. Quando non capiamo qualcosa, fermiamoci e analizziamo bene il soggetto. Io so che devo partire da qua per dare vita a quella traccia di boccolo che è rimasta. Ma che sto abbozzando in maniera molto molto così, appena accennata, diciamo. Per fare i riccioli confusi nella testa non faccio altro che creare la pozzangherina di colore principale, che in questo caso è il terra di siena bruciato sporcato con il rosso. Quindi sciacquare il pennello, prendere invece il bruno, poggiarlo e farlo spandere con la forma appunto del boccolo accennata, così, fare asciugare e in caso schiarire la parte che è venuta magari troppo scura, se la voglio più chiara, oppure schiarire ulteriormente. All'interno di questi boccoli appena accennati, ancora lo vedete specchiato perché ovviamente è super bagnato, una volta portati tutti più o meno allo stesso tono con qualche cangianza, ovviamente che dipende anche dalla luce, appena tutto questo si sarà asciugato potremo dare qualche assist di rifinitura e di accordo con quello che è la parte anteriore della capigliatura. Arrivati a questo punto sporco con un po' di giallo il terra di siena con cui ho fatto parte della capigliatura e piano piano inserisco qualche assist che questa volta avrà la forma così semisferica, insomma seguirà il riccio, ok? E in ogni boccolo, diciamo così, metterò circa due linee di queste. Mi fermo qui per adesso, non è detto che con viso scritto poi non decida di ritornare sui miei passi, utilizzare un po' meglio quelle che sono alcune lumeggiature. Intanto vi dico che per il momento, in questa fase di lavoro, mi fermo qui. La costruzione è questa, quindi definire i boccoli, riconoscerli, individuarli, con un buono spolvero non vi sarà difficile. Quindi accerchiarli di scuro, dare il colore di fondo,
ridare lo scuro, stemperare lo scuro con il colore di fondo rimesso, quindi dare le lumeggiature inframmezzate con altri bui, senza creare dei chiaroscuri veri e propri, ma creando delle zone piatte a cromia differenziata. Bene, adesso non è inutile che vi faccia le foto, lo vedete bene, quindi questo è il risultato finito, questo invece è il prototipo, vedete leggermente i colori, questo è il prototipo. Il prototipo lo vedete più aranciato, ma qui manca ancora la velatura finale, vi ricordate quella che io do poi con la tempera all'uovo, e in questo caso addizionerò con del terra di Siena bruciato, sarà interessante vedere anche questa fase di lavoro più in là. Ditemi se volete vedere il miso, ditemi se volete vedere il viso e ci spostiamo. Siamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Il nostro arcangelo Gabriele piano piano sta riprendendo vita, la sua capigliatura oramai è bella e pronta. Spero che siate felici che il corso di iconografia sia ripreso e spero che me lo facciate capire lasciandomi un bel pollice in su, ma soprattutto vi prego di condividere questi video. Lo so, ve lo chiedo sempre, condividete il video, però oggi voglio spendere una parola in più per questo chiedervi una condivisione. YouTube è un mondo bellissimo, pieno di ogni cosa voi possiate cercare, ma quello che nei social viene fuori sempre di YouTube sono soltanto le comicità, le particolarità, i video strani. Invece, se noi, come diciamo spesso, vogliamo trasferire la cultura agli altri, vogliamo fare sì che la società venga premiata anche con della cultura e non solo con delle visualizzazioni di cose sciocche. Io so che vedere due gatti che scazzottano è molto più divertente che non vedere un corso di iconografia, ma so anche che vedere un corso di iconografia, come vedere un corso di matematica, di scienze, di letteratura, è sicuramente più importante, più interessante. Quindi condividendo questi video potrete fare arrivare, ma non solo i miei video, tutti i video che insegnano qualcosa che si apprende o nelle università o nelle scuole. Potrete fare qualcosa per chi non ha potuto perseguire un sogno. Magari le altre persone non sanno che YouTube è anche questo, magari molte persone pensano che YouTube siano soltanto video di intrattenimento, video divertenti, video di particolarità. YouTube è tanto, sta a voi far emergere lo YouTube che è più importante per voi. Portiamo avanti anche lo YouTube tra virgolette più colto, facciamo vedere che la community italiana è pregna di questi canali e quindi aiutiamoli a crescere e a farsi conoscere, e nello stesso tempo aiuteremo sicuramente chi magari non sa che esiste questo tipo di YouTube e vuole approfittarne. Bene, dopo questa filippica immensa su come fruire anche di YouTube, non è una filippica, è solo un consiglio che do, perché molto spesso non ci si pensa, e allora è bene che chi invece lavora affinché ci si pensi ve lo suggerisca, no? Non penso ci sia nulla di male. Se volete ascoltarmi, mi ascoltate, se non mi volete ascoltare c'è quel click che stoppa tutto. Ma spero di no, e no, invece spero di rivedervi. Innanzitutto il 7 novembre a Napoli alle 17 presso Creattiva, la fiera della creatività di Napoli, vi lascio il link qua sotto nel box di informazioni, e soprattutto vi aspetto su Due Cuori Una K, su Ombretta, che sono gli altri miei due canali, sulle mie pagine Facebook, tra cui quella di Arte per Te, e soprattutto vi aspetto qui al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao e grazie di aver guardato il video!